Vendicare la sconfitta dell'andata è un ulteriore stimolo che il Pescara avrà per il Monday Night con la Reggiana. Il match dello scorso 2 ottobre all'Adriatico Fornacchia è stato uno dei primi punti di svolta in negativo della prima parte di stagione, la prima sconfitta in campionato, pesantemente condizionata da un'imbarazzante direzione di gara che permise alla Reggiana di realizzare 3 gol irregolari e con un Delfino costretto a chiudere la gara in 9 uomini per l'espulsione di Diambo, una delle poche cose giuste in quel match di Maranesi di Ciampino, e quella ingiusta di Di Gennaro. Dopo la partita il Pescara presentò preannuncio di reclamo, suscitando l'ironia social del centrocampista degli emiliani Cigarini. Rigiochiamola, vinciamo di nuovo, scrisse. È stato anche il match che è costato al portiere degli emiliani Venturi diverse settimane di assenza per uno scontro durissimo ma fortuito con De Marchi. Il centravanti si è più volte scusato e domani non ci sarà dopo il suo trasferimento al Sud Tirol. Un risultato, quello dell'andata, che diede là al momento no del Delfino, che si staccò sensibilmente dalle zone nobilissime della classifica, uscendo così subito dalla lotta per il primo posto. Al di là di quell'esito, 24 giornate di campionato hanno chiarito la differenza tra le due squadre, con la Reggiana che con merito è in piena lotta promozione col Modena e il Pescara da un lato a vestire i panni di arbitro di questo duello, affronterà il Modena al Braglia tra un paio di settimane, dall'altro chiamato a confermare i progressi di gioco e risultati evidenziati negli ultimi 2 mesi contro squadre di fascia medio-bassa. Test fondamentali per capire quale piega potrà prendere la parte finale di stagione e se il gap che si è visto con le migliori in pieno autunno è stato almeno in parte colmato. Con Cernigoi verso il forfè, la rifinitura di domani mattina chiarirà se Auteri potrà disporre di Pompetti. In caso di assenza, spazio a Pontisso con uno tra Derisio, favorito, e Diambo. In difesa, in grosso, disponibile al massimo per la panchina, Drudi gestito, ma che dovrebbe farcela. Nella Reggiana, fuori gli squalificati Rozio e Rossi. In difesa rientra Cremonesi, che sarà affiancato da Luciani, e uno tra Cauz e Camigliano. A centrocampo, al fianco di Cigarini, ballottaggio Sciaudone d'Angelo, col primo favorito e l'ex Avellino, arrivato a gennaio, pronto a entrare nella ripresa, oppure entrambi in campo in caso di 3-5-2. Nel bilancio tra le due squadre netta prevalenza del Delfino, con 16 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. In terra emiliana Delfino vincente 4 volte a fronte di 5 pareggi e 6 sconfitte. Tra le vittorie più significative quella del 92, 1-2 al vecchio Mirabello per alimentare la cavalcata della seconda promozione galeoniana in Serie A, reti di Bivi e Massara. Lo 0-0 del playoff 2010 spianò la strada alla finale vinta contro il Verona per l'ultima promozione in Serie B. L'arbitro Matteo Gualtieri di Asti ha un precedente con entrambe le squadre, sempre col segno X, Entella Pescara 2-2 dello scorso ottobre e Feral Pisalò Reggio Audace 1-1 del gennaio 2020.